Salve a tutti i maniaci del collezionismo, benvenuti in Filmaniaci TV. Oggi andremo a recensire una Ace Age Figurati di Dragon Ball Super in edizione limitata, ovvero Super Saiyan Kefla. Andiamo subito a vedere la scatola, qui di fronte abbiamo la nostra Kefla, meravigliosa, a braccia concerte. Nel retro abbiamo tutte le varie pose che possiamo dare alla nostra Kefla, ma non perdiamo altro tempo e apriamola subito. Oh, ed eccoci qui con la nostra fantastica Kefla fuori dalla scatola. Andiamo subito a vedere gli accessori, partiamo dagli effect. Abbiamo le due mani attaccate ai due dischi di energia che, se vi ricordate, si chiamano Gigantic Breaker, che sono realizzati benissimo, sono degli effect meravigliosi a mio parere. Poi abbiamo la bolla di energia uguale a quella di C17 e C18, ma di un altro colore, fatta molto bene anche questa. Poi abbiamo due teste intercambiabili, una a bocca aperta e una arrabbiata a denti stretti, fatte benissimo. Poi abbiamo quattro paia di mani, un paio aperte, realizzate molto bene anche queste qui. Poi abbiamo una mano che indica, realizzata molto bene anche questa. Una mano semi aperta, un paio sempre semi aperte e un paio che potete inserire la sfera di energia. Eccola qui, veramente veramente bellissimo. E poi abbiamo le braccia concerte, realizzate molto molto bene, e speriamo siano facili da inserire, non come nelle altre Ace Age Figurats. Andiamo a vedere più nel dettaglio la nostra Kefla, e devo dire che è meravigliosa. I potara che ha le orecchie sono veramente realizzati benissimo, sono stupendi. Lei è molto molto articolata, adesso andremo a vedere le articolazioni. Qui dietro c'è la chicca del codino con l'elastico bianco, è veramente bellissima questa cosa qui. E devo dire anche che i capelli non sono pesanti da sbilanciare la figura quando la mettete lì, quindi veramente un bel lavoro. Andiamo a vedere le articolazioni della nostra figura. Il polso può andare giù e può andare su, può ruotare. Doppia articolazione al gomito, non c'è la rotazione classica al bicipite delle SH, ma c'è la rotazione qui alla spalla. Abbiamo la butterfly joint alla spalla, fatta abbastanza bene. Le gambe si aprono fino a qui e non di più, perché vengono fermate dalla plastica. Può andare avanti molto bene e indietro si blocca qui, e dovete fare come per Goku Super Saiyan 4, allargare la gamba e tirare indietro. Articolazione al ginocchio, che questa volta l'hanno fatta diversa e a me non piace proprio come l'hanno fatta. Il piede può ruotare, può andare su, può andare giù, può andare a destra, può andare a sinistra. Piegamento alla punta. Il busto può ruotare qui sotto e anche qui sopra, può andare a destra e a sinistra. Può piegarsi in giù molto molto bene. E in su magnificamente, cavolo, si piega tantissimo. La testa può ruotare, può guardare in giù molto molto bene, e in su pure. Andiamo a vedere l'altezza della nostra figure, che con i capelli misura 14 cm. Andiamo a paragonare al numero uno degli eroi, ovvero All Might Amazing Yamaguchi, a Spider-Man Miles Morales Marvel Legend e al nostro mitico Rengoku Aniplex, che se vi siete persi il video ve lo lascio qui in alto a destra. Poi andiamo a paragonare a Kale Super Saiyan Berserk Dragon Star e a Kaba Super Saiyan Dragon Star. Poi andiamo a paragonare a C17 e C18 di Dragon Ball Super Ace Age Figurats, che se vi siete persi il video delle loro due recensioni ve le lascio entrambe qui in alto a destra. Poi andiamo a paragonare a Junior e a Freezer Final Form Ace Age Figurats. Poi andiamo a paragonare a Jiren e a Jiren Full Power Ace Age Figurats. Poi andiamo a paragonare all'imponente e mostruoso Broly Full Power Ace Age Figurats, a Goku Pre-Ultra Istinto Demonical Fit e a Goku Ultra Istinto Ace Age Figurats. E per finire andiamo a paragonare a Krillin Earth Strongest Man Ace Age Figurats, che se vi siete persi il video ve lo lascio qui in alto a destra, e al nostro immancabile Goku Saiyan Rise on Earth Ace Age Figurats. Passiamo ai voti della nostra Kefla, io gli do un bel 8 pieno. Non mi sono piaciute le articolazioni alle ginocchia, e le braccia le avrei fatte più muscolose come nell'anima, ma per il resto è veramente perfetta. I due potara sono meravigliosi e la chicca della codina con l'elastico dietro è veramente fantastica. E in più
gli accessori e gli effect sono una cosa spettacolare, quindi straconsigliata. E con il nostro fantastico quartetto concludiamo qui il nostro video. Se volete acquistare anche voi queste action figure e tante altre, vi lascio qui sotto in descrizione il link del mio amico Andrea Mazzoleni, che mi ha gentilmente dato queste action figure. Vi ricordo di iscrivervi ai nostri social Facebook e Instagram, che trovate qui sotto in descrizione. Lasciate un like e un commento se questo video vi è piaciuto. Iscrivetevi al canale e attivate la campanella per seguire tutti i nostri video. Da Filmania CTV è tutto, vi lasciamo al video delle pose. Ciao ragazzi!